che cioè se si colloca nel lungo periodo la finanza pubblica italiana, si scopre, e non lo dico io, ma le dicono le istituzioni come la stessa Commissione europea, il Fondo Monetario Internazionale, l'OCSE, che la sostenibilità di lungo periodo della finanza pubblica italiana è molto maggiore di quella di molti altri paesi. Quindi siamo molto vicini ad una sostenibilità garantita, lo saremmo in modo molto più certo se la crescita nominale in Europa, quindi un po' più di crescita reale, un po' più di inflazione, siamo a un'inflazione dello 0,5, ridicolo valore, per la zona euro, se fossimo in quelle condizioni ulteriormente potremmo dire che la finanza pubblica italiana è su un sentiero di sostenibilità. Altro ovvio indicatore di ciò è che, come sapete, di nuovo non è una novità, il surplus primario dell'Italia è insieme alla Germania quello tra i più elevati. Dato che il significativo che è emerso è che siamo arrivati a un livello di pressione fiscale e di riduzione di spesa che non è più sostenibile se non entro certi limiti, che quindi bisognerà agire con le riforme per cercare di far riprendere il Paese. Certamente sì, ma non, alla Corte dei Conti non compete sostenere le riforme di chi che sia, però noi condividiamo la linea, senza riforme il Paese non va avanti, le devono fare. Se vogliono un supporto tecnico noi siamo pronti a darlo. Il direttore generale ci ha chiaramente informato che, essendo ormai a metà anno, e considerato che i meccanismi temporali di gestione dell'attività televisiva non consentono margini elevati di recupero o di manovra sul piano dei costi nel breve periodo, l'unica soluzione percorribile per fronteggiare la riduzione di questi 150 milioni di euro degli introiti da canone, senza incorrere nelle previsioni dell'articolo 2446 del Codice Civile, sia quella di cedere una quota di minoranza di Rai Way. Vorrei solo ricordarvi che il Consiglio è stato messo a conoscenza della potenziale perdita di 162 milioni in modo ufficiale nella riunione del Consiglio del 28 di maggio. Quindi da allora noi come consiglieri siamo responsabili, perché sappiamo già oggi per allora che a settembre ci sarà un problema di non rispetto del 2000, cioè che scattano le previsioni del 2446. Quindi noi dobbiamo adottare tutte le azioni necessarie per evitare che la riduzione si verifichi. In tal senso, quindi, il Consiglio ha delegato il direttore generale, subito e successivamente anche la sottoscritta, ad avviare le azioni propedeutiche all'operazione di cessione di Rai Way, riservandosi di decidere in ordine alla stessa quando si conosceranno compiutamente le condizioni della cessione. Dalle informazioni rese dal direttore generale al Consiglio è anche emerso che si rende necessario rivedere il piano industriale, in quanto le disposizioni contenute nell'attuale configurazione, che è quella che è in discussione, ho letto poi che ci sono degli emendamenti, rendono il piano non più sostenibile. Anche in questo caso il Consiglio ha dato mandato al direttore generale di provvedere in tal senso. Abbiamo anche preso atto che è comunque intendimento della dirigenza non intervenire sugli investimenti in tecnologia e in cultura. A dire che il dibattito che si sta facendo intorno alla RAI è un po' surreale, perché si discute di ciò che non è. Noi abbiamo posto due problemi. Uno, il decreto dice che bisogna prelevare 150 milioni dal versamento del canone. Il canone è una tassa che paghiamo noi cittadini, è una tassa di scopo, ha come scopo quello della investimenti e del funzionamento della RAI. Se si può ridurla, il beneficio deve andare ai cittadini, non può tornare a essere, come dire, una sorta di rientro nel bilancio pubblico. Secondo, decidere che si vendono sostanzialmente la rete, cioè Rai Way, non è un'operazione contro gli sprechi o contro gli errori che si fanno nella gestione della RAI, è sottrarre una parte del patrimonio e della garanzia dell'attività del servizio pubblico. Allora bisognerebbe smetterla di dire che c'è chi non vuole intervenire rispetto agli sprechi e sacrifici, affrontare concretamente gli sprechi e i sacrifici a partire dalle migliaia di consulenze che ci sono, che sono prevalentemente di origine politica, e invece anche decidere in parallelo quali investimenti si fanno e come si salvaguardia l'azienda. Queste sono le ragioni per cui il decreto non va bene, per cui se i lavoratori confermeranno noi siamo per confermare lo sciopero. Io esprimo giudizi politici. Mi pare che ha assunto contorni più che sindacali
di natura politica, quindi a noi non interessa. Ma quindi confermate che non aderite? Noi non abbiamo affatto ricorso al garante, perché riteniamo che la questione sindacale debba svilupparsi con un confronto, oggi più che mai, con queste novità che noi stessi abbiamo provocato.